Siamo da Pecchio, capitale della birra, anzi della birra artigianale. Abbiamo qui Giacomo e Nicola che sono i titolari del birrificio Venere. Quindi ci parleranno adesso di come si fa la birra e soprattutto l'assaggeremo. Ok. Sì, il nostro birrificio nasce all'interno dell'agriturismo Caciriggiolo, l'agriturismo che gestiamo insieme alla nostra famiglia oramai da anni e si inserisce appunto all'interno del nostro territorio, a Pecchio, che è anche la capitale della birra artigianale in Italia. E il nostro è un birrificio nato da poco, il terzo birrificio appunto qua da Pecchio. Produciamo ecco, la nostra birra in piccole per ora quantità, ma cerchiamo di curare la qualità della birra soprattutto con gli ingredienti naturali che ci dà il territorio, quindi l'acqua, l'orzo che viene coltivato da noi e poi maltificato e torna appunto per essere trasformato in birra, il luppolo e il lievito. Questi quattro ingredienti della birra artigianale. Facciamo quattro tipologie di birra che credo Nicola vi possa spiegare anche meglio di me. Sì, abbiamo quattro tipologie. Abbiamo una bionda pale ale, una rossa bitter, un'ambrata Indian pale ale e una nera stout stile Guinness. Sono quattro tipologie di birra che diciamo riprendono uno stile inglese, anche se come ha detto Giacomo ovviamente gli ingredienti sono tutti rigorosamente pecchiesi. L'ingrediente principale acqua e l'orzo che è dei nostri campi e diciamo che a Pecchio è diventata capitale della birra artigianale proprio per la qualità di questi ingredienti, soprattutto dell'acqua, che è questo che ha determinato il successo della birra a pecchiese. Dicevo appunto sono di stile inglese, noi ricerchiamo una grande qualità nella birra proprio partendo dalla vecchia scuola e dalle vecchie tradizioni brassicole europee che però anche in Italia stanno avendo grande successo e ci siamo insomma riscoperti i paesi di grandi produttori di birra di qualità. Un esempio di attività imprenditoriale, cioè oggi sì, esatto. Oltretutto sono anche momenti abbastanza difficoltosi, no? Per cui sicuramente bisogna andare su dei prodotti di qualità e investire molto sul proprio prodotto e questo mi sembra di quegli esempi di ottima conduzione. I vostri clienti, più o meno in percentuale diciamo? Allora, penso che, anzi senza penso, sono equiparati diciamo in bar e ristoranti. Comunque la differenza sostanziale è questa, naturalmente la naturalità degli ingredienti usati. In secondo luogo il fatto che una birra artigianale resta anche più leggera perché appunto l'anidride carbonica prodotta all'interno della birra è un'anidride carbonica naturale, quindi non è indotta da CO2, quindi risulta anche meno pesante.
E tra l'altro questa birra non è pastorizzata e non è filtrata, quindi all'interno il lievito che ne fa un prodotto vivo e non, diciamo, sterile come le birre industriali, quindi un prodotto che si beve bene. Tra l'altro la nostra birra ha anche una gradazione alcolica non eccessiva, quindi è accessibile, quindi, insomma, a tutti. Si può bere un bicchiere in più? Sì, certamente. Sì, sì. Certo. La nostra clientela, la birra è un prodotto giovane, per giovani, stiamo conquistando, diciamo, l'universo giovane, però come dicevamo, ora la birra è un bene di consumo che si sta scoprendo, quindi tanti, anche nei ristoranti appunto, esatto, rinunciano alla bottiglia classica di vino per scegliere una bottiglia di buona birra artigianale. Ma poi dire una cosa, cioè, non parliamo di prezzi, però è un prezzo molto abbordabile, cioè, alla fine dei conti, per cui magari qualcuno è spaventato quando va nei ristoranti, no? Vede la biglia, cioè la birra confezionata, e dice mamma mia, chissà quanto costa, alla fine dei conti non è che siamo poi lontani, no, dal costo della birra media, insomma. No. Un euro in più, voglio dire, niente di più. È davvero un prodotto che ne vale la pena, perché siamo completamente in un altro mondo, non ci sono assolutamente paragoni con la classica birra, no, industriale, che troviamo, insomma, alla fine dei conti. Ok, un accenno alla produzione, chi ce lo fa? Cioè, qual è la filiera, quindi, della birra? Sì. Nicole, poi... Okay. Allora, come dicevamo, gli ingredienti principali della birra sono per il 90% acqua, e per il restante quindi, c'è... acqua di qualità, e qui acqua di qualità, e qui ad Apecchio siamo famosi, un'acqua, esatto, che ha delle caratteristiche eccezionali per la produzione di birra. Abbiamo l'orzo, che come dicevamo appunto è dei nostri campi, quindi ovviamente la nostra filiera è cortissima, perché l'orzo fatto accanto al birrificio, portato a maltare e poi ritornato nel birrificio, perché c'è un processo di maltazione dopo la trebbiatura dell'orzo, che viene lavorato appunto a vari gradi di temperatura per tutto il processo della birra, poi ogni ricetta ovviamente ha le sue caratteristiche. Dopodiché gli scarti della birra, una cosa che noi ci teniamo molto a dire, noi li riutilizziamo perché li diamo agli animali, sia dell'azienda agricola di Giacomo che anche agricoltori. Sì, perché Giacomo, questa è anche l'azienda agricola, esattamente, poi magari ne parliamo. E anche agricoltori che hanno le bestie, allevatori qui intorno a noi, ci vengono a prendere le nostre tebbie che sono eccezionali per gli animali, hanno proprietà eccezionali. Dopodiché anche l'alimentazione qui del birrificio Venere è tutta a pannelli solari a tetto, quindi veramente un birrificio a impatto zero. Niente, si tratta di un investimento fatto nel territorio, nella propria terra, da due come me e Giacomo che sono innamorati della propria terra. Infatti vedremo qualche immagine, il territorio è davvero stupendo. E poi c'era l'operazione che dicevi tu, no? E arriva praticamente tutto il prodotto lavorato. Cioè, sì, tramite poi la birra viene, sì, la birra sostanzialmente viene ammostata a temperature differenti, viene raffreddata, e anche qui noi usiamo un certo riciclo dell'acqua in maniera ecologica, perché crediamo che l'acqua non vada mai sprecata. E in un secondo momento la birra viene messa a fermentare a una certa temperatura, poi viene imbottigliata e fatta rifermentare, quindi dall'inizio diciamo della produzione della birra, quando noi possiamo bere una birra matura, passa una mesata di tempo. Sì, poi dopo ogni birra ha un certo tipo di fermentazione diversa e anche l'utilizzo di diversi lieviti, e poi la birra viene imbottigliata, etichettata e viene distribuita, come dicevo prima, in molti locali di qualità della nostra provincia e anche fuori provincia e anche in qualche altro locale della nostra regione. Quattro buoni piatti da abbinare con le nostre birre. Partiamo, sì, con la bionda, che la abbiniamo con un primo di tagliatelle al tartufo, che è altro elemento principe della nostra terra, perché l'amaricante del luppolo va un po' a contrastare quel grasso che può dare la tagliatella col tartufo. Poi consigliamo l'ambrata per un bel salmì del prete, che è altro piatto tipico apecchiese, una ricetta medievale di cacciagione. Poi abbiamo la rossa, che la consigliamo con la ricetta dello spezzatino di vitello marchigiano, perché
abbiamo questa bitter che si abbina benissimo con il dolce del vitello. Sì, poi la nera stout da abbinare con i dolci e in maniera particolare qua da Pecchio con il nostro dolce tipico, il bostrengo.